Ehi ragazzi, benvenuti sul nostro canale, siamo io e Fro e stiamo per farvi vedere come si va a caccia di un fantasma. prova a chiedere come si chiama. Qual è il tuo nome? No, la frase che trigger è come ti chiami. Ah, scusa, come ti chiami? Nulla rilevato, Fro. Mi ma dice... Sì, ti sento, Fro. Non è che potresti prendere la telecamera e metterla nello scappuccino? Oppure mettere piacere con la telecamera in mano? Ah! Cazzo! Cazzo! Fro! Ah! È del cazzo di Ganesh! Mi ha letteralmente ruttato nell'orecchio! Glow stick! Lui la croce! Ci farei morire, cazzo! Cazzo de macchina! Fammi vedere che devo fare. Fantasma abbiamo a che fare. Un letto. Trova la prova di eventi paranormali. Daniel Jackson, aspetta che me lo segno. Jackson. Allora, il gioco si chiama Phasmophobia, ragazzi. È molto carino, non me l'aspettavo. A me i giochi horror non mi sanno di niente. Però mi sta piacendo. È perché è carino, non è solo horror, è proprio investigativo. Sì, sai qual è il fatto? Che io dovrei andare di sotto allora. Da soli piglia male. Da soli piglia malissimo, raga. Sta lì. No, qui ci sono stato. Ma che mi ha spento le luci un'altra volta, raga. Vabbè, fa cadere le cose. Adesso mi piglia da dietro. Probabilmente un gin. Probabilmente sai cos'è? Uno stronzo. Te lo dico io. Raga, io boh. L'attrezzino questo qua non dà nessun segno di attività paranormale. Forte. Allora, prendiamo la box e cominciamo a fare quattro chiacchiere con sta gente, dai. Dammi un segno. Daniel Jackson. A Daniel! Oh, che palle. Te lo immagini uno che va in cerca dei fantasmi e comincia a dire che... Che ansia, raga. Che ansia. Daniel! Ah. Daniel, Ah, l'ho visto! Ah, vieni a prendere adesso, coglione! Ah, Daniel Jackson, suca! Adesso vado là e gli faccio una bella foto. Daniel Jackson! Dai, vieci! Ah, adesso so io come fare. Ti dà fastidio la luce, eh? Vieci! Daniel Jackson! Mostrati! Daniel, dai! Ha paura di me! Vieci! Daniel Jackson! Ma che cazzo! Daniel! Vaffanculo, rotto i coglioni con sta macchina! Raga, è un troll! Pezzo di merda. Beccato! Aspetta! No! No! Ce l'avevo fatta, Daniel! Ce l'avevo fatta. Guarda dove sono morto. Ma welcome back, sto c***o! Dai! L'avevo beccato!
Dai, andiamo a cercare allora, il fantasma che ci ucciderà. Sto prendendo le cose. Giusto un secondo. Non abbiamo neanche visto come si chiama. Oddio no! Cosa? Oh, abbiamo avuto un picco 10, ragazzi. Richard Harris. Richard Harris. Richard Harris. Richard Harris. Ma da quanto sono lenti sti personaggi, però, che cazzo. Sì. Stiamo sprintando, e questa è la cosa peggiore. Richard Harris. Richard Harris. Franco. Giorgio, fai un balletto voodoo. Vai, fai un balletto voodoo sopra il libro. Ok. Sì, sì, continua così, continua così. Lo sento, sta arrivando, continua, continua. No, no, che cazzo fai? Continua, devi ballare al buio, balla al buio. Vai. Oye, dacci un segno, dacci un segno. Dacci un segno, dacci un segno. Ehi, dacci un segno, dacci un segno. Richard Harris, Richard Harris. Ah, Giorgio, ti do una brutta notizia. Devi stare qua a ballare da solo al buio. Allora, Giorgio, balla e canta il suo nome. Balla e canta il suo nome. Non accendere la luce. Ha fatto qualcosa di quello che avete detto. Balla. Chiamalo per nome. Chiamalo per nome, Giorgio. Richard Harris. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Ok, raga, è arrivato il momento. Allora, ascoltate, prendo gli ultimi sedativi, vado da solo e farò il mio rito spirituale. Sii attento, prete paride. Io non temo l'oscurità, perché io sono uno dei prescelti. Io porto la parola del Signore. Richard Harris, io non ti temo. Richard Harris, sto arrivando. Io porto la parola di Cristo e non ti temo. Ok, 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 l'ho sentito. Lommi, non ti temo. Richard Harris. Io non ho neanche la torcia per tornare, ora che ci penso. Richard Harris. No, no, raga, no, raga, questo qua mi prende per il culo perché mi ha appena acceso la luce. Ha paura di me! Richard Harris, Richard Harris, Richard Harris, Richard Harris, Richard Harris, Richard Harris. Affrontami, Richard Harris! Richard Harris, Richard Harris. Chi è che è? Giorgio, sei te? Ma che cazzo? La mia fede comincia a venire meno. Aha, ce l'abbiamo, EMF livello 5. Fottiti Richard, succhiamelo. Oh oh, qualcuno sta per morire. Oh no. Andrea. Andrea. Oh oh. Andrea. Andrea. Andrea sta per morire. Andrea sta per morire. Andrea sta per morire. Andrea sta per Andrea sta per morire. Papà però Andrea sta per morire. Richard Harris. Richard Harris. Ma non è morto. Ma state zitti. Vi guiderò attraverso l'oscurità. Ci serve Alo però. Dorime. Anche Dorime. Interimo ad Amarcordo Dorime. Non ti temo. Che coraggio. Che caga quella radio. Dorime. Parete è potentissimo. Dorime. The power of Christ compels you. Ah, vedi, temperatura di congelamento. Sì, è qui. Butta la croce di raggiungici.
la croce di nel nome del Signore affronta la nostra collera. Noi siamo i figli di Cristo nel nome del Signore. Non ti avvicinerai a noi che siamo i figli di Cristo. Noi non ti temiamo, spirito. Vale retro. Ma la croce dov'è, Paride? Piuttosto che farci morire. È qui, ce l'ho io in mano, la sto potenziando con la Growth Stick. E lui la croce. Ci farei morire, cara. E ora prepariamo qui l'altare di Cristo. Cristo, nostro Signore, proteggici dall'oscurità. Ah, amen. 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 Io non ti temo, demone! Allora, racconterò nuovamente la storia del cane, a quanto pare. Ero nel bosco a pulire. E avevo questo sacchetto di plastica a cui tenevo dentro la merda così a caso che trovavo nel bosco, no? Cose, sì. Ma perché te tipo vai in giro per i boschi a pulire, Giorgio? Ecco Trust. Eccomi qua. Sì. Bravo. Grazie. E allora. Mi ritiro un attimo dal bosco, faccio un attimo una pausetta in questo piazzalino così. E vedo che arriva questo cane da un casale, non so se dove, vedo che arriva sto cane da lontano e dico, oh guarda, un cane sta correndo verso di me. Ciao Antonio. Sto cane corre. Poi lo guardo bene e digrignava i denti proprio incazzato nero e riuscivo a puttana. E mi sono detto, ho due opzioni. O urlo e scappo come un bambino impaurito nel bosco. Così peggiorava la situazione. Che poi era proprio un segugio di quelli media grossa taglia, cioè proprio... Quindi neanche a dire... Una bestia proprio. Una pedata... la bestia, oppure accetto il mio destino e vediamo che succede, no? Con un cane apparentemente incazzato nero, dico, vabbè, accetto il mio destino. Fatto sta che mi metto a croce e mi dico, vabbè, ti sei messo in T-pose, cane, dico, buono, più o meno, cioè nel senso, non mi fare del male, cane. Fatto sta che questo cane mi inizia a mordere giocosamente, però, cioè, i denti li sentivo e tipo, ma davvero? Con una facilità disarmante. Ma sì, di chi è sto cane? Di chi era sto cane? Era di una signora lì vicino. Fatto sta che sto cane tipo mi morde con una facilità disarmante l'intero braccio. E io dico, oh, senti che dentoni. Oh, aiuto! con le lacrime tipo. Sì, capito. Che poi si divertiva un casino e quant'altro. No, quindi arriva la padrona, oh sì, scusa, che il mio cane adora i sacchetti di plastica. Io, ah, buona salute. Fatto sta, questo